Io godo più qua, godo più in queste situazioni che da uno stellato. Capito ragazzi, una lattina di Coca-Cola e questa è la bistecca. Michele, questa pesava 2,2 kg. Curiosando ho visto che c'è una bistecca che frolla da 240 giorni. Sì, quello che c'hai portami, è robe di peperoncino. Stai studiando? Più che studiare, di ogni video che facciamo mi appunto le cose interessanti da dire. Mi vuoi fare una prova audio? Sì, va bene. Sa fa. Siamo arrivati, eh? Siamo arrivati, mica. Amici di Bracimi Ancora, oggi siamo a Iglesias, cittadina a 30, 40, 50 minuti da Cagliari, dipende dal traffico. Stiamo andando a pranzare in una macelleria molto, molto, molto carina. Questo è un posto che secondo me promette molto bene, Michele. Molto. Si sente dall'odore che esce da questa macelleria. Allora andiamo, tanto siamo arrivati, ragazzi. Dunque, il posto si chiama La Tua Macelleria Gastronomia Muru. È una macelleria storica. Siamo arrivati. Poi vi presentiamo subito il proprietario e poi andiamo a mangiare. Il mio naso non ingannava. Appena entrate, guardate che cosa c'è. Allora, questo è il banco della gastronomia, che è tutto gestito da Loredana, che è la moglie di Elia, e lei si occupa di tutto quello che è il cotto, ok? Quindi oggi andremo ad assaggiare anche qualcosina che sta qua. Io ho già puntato un paio di cose. Secondo te queste non le assaggiamo? Tu hai puntato le lumache. Certo. Poi qua ci sono tutte queste preparazioni. Mi spiegava Loredana che questo è il loro pane e pomodoro, Michele. Non sembra, ma lì all'interno c'è un pomodoro condito con aglio, origano e basilico, una cosa pazzeschissima che io vorrò assaggiare. E poi qua c'è tutto quanto l'altro reparto, polli, patate al forno. Oggi, che è venerdì, abbiamo anche un po' di pesce, un po' di scelta di pesce. Sa fa, il banco già da quello che vedo sa fa. Allora, se volete il preparato, andate da Loredana e state, ragazzi, in una botte di ferro. Se invece volete il reparto macelleria, inizia da qua, qui ci sono i formaggetti loro. Questo tagliere credo che sia stato preparato per noi. Sì, secondo me sì. Si prosegue. Allora, c'è tutto quello che potete trovare in una piccola macelleria artigiana stracurata del sud della Sardegna. C'è la pecora sarda, immancabile il maialino, immancabile il maialino è quello qua. Ci sono bistecche, razze italiane, selezioni internazionali, c'è il cavallo, c'è la bortigalesa. E la bortigalesa, Paola, è una razza tipica di queste zone. Ma Elia, che è uno sperimentatore, che per quanto riguarda i parametri di qua sta anche un po' avanti, ha messo pure, guarda, la mitologica cella per frullare le carni. Curiosando ho visto che c'è una bistecca che frolla da 240 giorni. Dice, ammazza quanta roba, basta, no, non è finito qua. Se volete però godere in loco, chiedete a Elia di cucinarvi qualcosa, lui accenderà quel barbecue là, vi acchitta un tavolino come ha fatto con noi e potete mangiare qui. Direi che come inizio di video, ragazzi, meglio non potevamo fare. Ragazzi, lui è Elia Muru, giusto? Elia Muru. Il cognome bolzanino proprio. Senti Elia, rapidamente, la storia di questa macelleria inizia in che anno? Nel lontano 91. Perché l'ha aperta chi? Mio padre. L'ha aperta papà. Esatto. Poi? Ho imparato il mestiere, assorbito la passione, quindi da oggi, anzi da gennaio, abbiamo preso in mano le redini dell'azienda. Andiamo avanti con il nostro timbro giovanile. Praticamente papà ci ha messo le radici, un pezzo di tronco, esatto. Tu ci hai messo il tronco, i rami, le foglioline, esatto. E tutta sta roba buona. E i fiori buona. Stanno uscendo. Fantastico, bellissimo, bellissimo. Da che cosa cominciamo? Allora, iniziamo con un antipastino che ha preparato la moglie. Abbiamo il mustazzetto fatto da lei con le sue mani. Abbiamo le lumache al sugo di Carloforte, tra l'altro, quindi okay. Respirano aria di mare. Due tartar, una di manzo e una di cavallo. Poi iniziamo a arrostire qualcosa al barbecue. Loredana! No, quella chi era? Adriana, no? Vabbè, uguale. Loredana! Senti, Loredana, allora tu ti occupi della gastronomia? Sì, esatto. Che ci hai preparato per iniziare? Abbiamo le nostre panatine di carne con la manza di Portigali tagliata a punta di coltello. Prima il mostazzetto, ho fatto un po' di lumache un po' piccantina e un'altra sciccheria che è il tonno alla portoscusese. E l'abbiamo proposto in questa versione, fatto uno spezzatino praticamente in agrodolce con le cipolle rosse. Allora, qui abbiamo un piatto dove sono tutti i salumi che produciamo qua all'interno della nostra macelleria. Tutto maiale sardo. Abbiamo della salsiccia stagionata, il filetto di maiale, questo è l'allonzo, testa in cassetta e porchetta.
Tanta roba, ce la faremo? Aspetta, Michele, questo qua è solo l'inizio dell'antipasto, io ci ho avuto un'idea. Ci vanno a portare le panadine e questo loro pane e pomodoro in aeroporto? Ce lo mangiamo in aeroporto? Approved! Se no, peccato, approved! Ok? E poi invece ci assaggiamo subito queste lumache e questo tonno. Aspetta, stiamo alla cena, ci abbiamo. E ci abbiamo la cena in aeroporto. A pranzo e noi già stiamo a lavorare per la cena. Mi piglio pure questo, voglio. Guarda. Aspetta, facciamolo vedere, guarda che bello è. Questo è il loro pane e pomodoro, tipico sì. Di qua, con un po' d'aglietto. La particolarità è che l'impasto è fatto con la semola. Ti metti dentro. Eccolo qua, mica ce l'abbiamo. La cena l'abbiamo rimediata, vai. Carina questa cosa però, che in macelleria la prima cosa che andiamo ad assaggiare è il tonno, è fantastica, mi piace molto. Poi sono stati, vedi ragazzi giovani come sono svegli, il venerdì santo gli chiedevano, ma il venerdì non si mangia carne, allora Loredana che fa, te lo cucino e te lo porti a casa il pesce, ok? Quindi è rimasta la tradizione che il venerdì fanno pesce e noi assaggiamo. Questo tonno è notevole, proprio la materia prima, cotto in maniera molto tradizionale con tanta cipolla, replica perfettamente la ricetta di uno spezzatino di carne. Allora io li dico sempre un po' con la lumaca quando la devo tirare fuori. Michele, ma ti devo fare un corso accelerato di come si fa, dai, ma che ci vuole? No ragazzi, sono 10 minuti che sta a lottare con sta lumaca. Oh, delicata, è una carezza praticamente. Mai mangiato all'inizio di un pranzo in macelleria tonno e lumaca? Abbinamento decisamente insolito. A sto punto, visto che c'è stato goccetto di cnusa a pulire, ricca fettona di testa di maiale, che a mio avviso, ragazzi, questo salume è il salume più etico dell'universo. Questo rappresenta in tutto e per tutto la risposta che noi onnivori consapevoli rivolgiamo, sapete chi? Ai nazi vegani, ai nazi ambientalisti, a questi apocalittici. Perché, ragazzi, un salume fatto con la testa del maiale rappresenta il massimo dell'etico della serie, come avrebbe detto mia nonna e come diciamo noi, del maiale non si butta niente, nemmeno la testa. E lei, promosso. Elia ci sta preparando qualcosina a base di cavallo. Direi che il colore della carne non mente. Mamma mia. Ok. Alla rapa fatta a me. Qui abbiamo un pesto di rucola. E qui abbiamo dei pomodorini gialli caramellati in padella. E con questo ci prepariamo la tartare di cavallo. Paola, questa è una tartare di cavallo, pesa quasi 400 grammi, questa per alcuni potrebbe essere addirittura un pasto completo. No, questa salsa di tartarini è molto dolce, però è molto buona. Allora, qui abbiamo la base, che è un crumble fatto con il pane pistocco, che è un pane tipico sardo, un tuorlo d'uovo fritto e il tartufo a scaglie sopra. Wow! La particolarità è la base, che l'ho trovata interpretata in giro per l'Italia, ma con il pane pistocco, che sarebbe per intenderci un pane carasau un po' più doppio, è davvero particolare. Bravi ragazzi, perché sopra è tradizione e sotto hanno dato il tocco sardo. Comunque, piazzare un tavolino al centro di una macelleria, ordinare al banco, vedersela cuocere nel barbecue a un metro e degustare e mangiare è una ficata pazzesca. È un'esperienza che consiglio a tutti. Posso dire la mia? Io godo più qua, godo più in queste situazioni che da uno stellato. Guarda che sta fa. Nel frattempo noi chiacchieravamo, ci siamo distratti, il barbecue comincia ad essere gonfio de carne. Andiamo a vedere, va. Animelle? Sì. Maialetto? Sì. E questo è un grande tomahawk di? Bortigalesa. Ma tu avevi mai pranzato dentro una macelleria così? No. Con tavolino acchittato a un metro dal banco? No, tra l'altro e con siamo il proprietario, con il proprietario che ti griglia fuori? No. Vai, vai. Guardate ragazzi, guardate che bello. Se volete la bottiglia seria, hanno la bottiglia seria. Se invece volete la bottiglia più friendly, hanno anche la bottiglia più friendly. Quindi ragazzi, vino rosso per tutte le tasche. Questo quanto viene, Loredana? 4,90€, 23,80€. Michè, scusami, famo le cose bene. 76€. Curiosità, voi, dei due, chi prendereste? Ecco, qui c'è gente che arriva, entra. Bella, bellissima la realtà. La fregola adesso arriva? La pasta tipica sì, sarda? La fregola o fregula, perché noi sardi si scateneranno, perché il nome per preciso dovrebbe essere fregula. Viene, questo nome deriva dal fatto che questa semola viene rotolata all'interno di un grande piattone di coccio. Quindi si fa questo movimento un po' come si fa il couscous. Io ho un'amica marocchina che mi ha insegnato a farlo, quindi meno male la tecnica è simile. E poi viene tostato in forno.
no? Di dov'è l'amica? Marocchina. No, ma fa come? È marocchina. Ecco. Sì, quello che c'hai portami. È robe di peperoncino. È arrivata la fregola. Wow! No, raga, arriva il primo safaissimo della giornata. Questa fregola è safaissimo, è buonissima. Brava Loredana. Grazie. Applauso. Grazie. Cotta bene, eh? Vedi? Vedi? È umida. Ragazzi, l'animella è un'esperienza che dovete fare. Vi spiego cos'è l'animella. Allora, non è molto facile trovarla, perché le animelle fanno parte delle frattaglie del quinto quarto. Sono le ghiandole salivari o del bovino, in questo caso di vitello, o dell'ovino, ma l'animale deve essere molto giovane, perché poi con la crescita dell'animale la ghiandola va a scomparire. Quindi in questo caso è di vitello, l'ha cotta alla perfezione, l'ha scottata, è cotta ma non l'ha rovinata, capito? Guardate qua, questa se veniva cotta un paio di minuti in più si asciugava e perdeva tutto il sapore. Dovete provarla, sa quasi di latte, molto particolare, delicata, e nell'essere umano l'animella corrisponde al timo. E assaggiala, è speciale. Paola, che bel momento super quark che ci hai regalato, lo sai? Il salume di testa di maiale consegna il testimone all'animella e si prosegue il discorso, ragazzi, dell'onnivoro etico e consapevole che dell'animale mangia tutto. Applausi. Se mi sta guardando un pubblico adulto e che quindi ha nipoti, ha figli, ha fratelli minori, il mio invito è sempre lo stesso: portate vostro nipote, vostro figlio a mangiare queste cose, a farle assaggiare. Prendete veramente l'impegno di far scoprire questi prodotti alle nuove generazioni, perché altrimenti rischiamo di perdere certi sapori. Maialino? Guarda il piccolino, queste sono bistecchine di maialetto sardo. Questo è il finger food del macellaio praticamente. Cioè, questo anticipa di decenni, di secoli, il finger food che tanto va di moda, che tanto ci rompe le palle agli aperitivi in città. Ma viva la costoletta del maialino sardo, ragazzi! Costoletta del maialino 4, finger food metropolitano 0. Ed è pure buono. Bravissimo, bravissimo per la cottura, eh. Oh. Davvero bravo, eh. Abbiamo anche degli spiedini di scotto una portogallese marinati con un mix di pepe, della cipolla di Gonno Spanadiga. E il tomalo che sta al caldo. E il tomalo c'è qui. Cara Paola, è arrivata la bistecca di Bortigalesa. Allora, la bistecca è questa qua. La gente potrebbe non capire la grandezza. Allora io ti invito ad allungare la mano, a prendere una lattina di Coca-Cola per far capire le dimensioni. Capito ragazzi? Una lattina di Coca-Cola e questa è la bistecca. Michele, questa pesava 2,2 kg. Elia, un po' di sale, giusto? A me sta macelleria continua a farmi una buona impressione, ragazzi, da quando ho varcato la soglia stamattina. Cotta bene, cotta bene. Ragazzi, Elia la sta tagliando in pezzi piccoli perché fuori ha invitato un po' di amici per questo assaggio. Elia, costo al chilo di questa carne? Col taglio fresco, un prezzo standard di 17,90. Questa è la Bortigalesa, ragazzi. È una razza autoctona di qua che in continente si trova poco. Buona. Questa è una carne, ragazzi, che non ha sovrastrutture, nel senso non è stata studiata per compiacere nessuno. È una carne questa genuina, ragazzi, sa di carne, nel senso che qui dici Michele, ma quando dici che una carne sa di carne? Sa di carne, ragazzi, perché non c'ha infiltrazioni esagerate, non c'ha marezzature esagerate, un pizzico di sale, cottura alla brace. Mio padre era un grandissimo macellaio e noi avevamo la fila fuori, no? Veniva a comprare le sue bistecche. Ecco, questa è quella bistecca che trovavi anche 30-40 anni fa in macelleria per quel sapore. Quelle bistecche di un altro tempo, capito? La carne che sa di carne è quella là. Quella. Non ha, come ha detto Michele, quel bouquet, quella sovrastruttura, è una carne sincera, è schietta ed è trasversale. Questa no, piace a tutti. Questa carne mi piace e posso dire che è una carne, mortacci, quanto è buona. Loredana, scusa, dimmi. In quel frigorifero c'è un pacchetto con il tuo nome. Sì, mi esatto. Mi fai vedere che cos'è? Ora lo prendiamo subito. Che roba è? Questi sono dei ravioli fatti proprio con la ricotta di pecora. E li fai te? E le bietole. Oh là là!
proprio questo è il raviolo sardo. Quindi chi vuole viene, si prende una busta di questi due ravioli. Sì, su ordinazione. Va a casa sì, e se li mangia. E se li mangia, oppure li trova in gastronomia già cucinati. Costo di un vassoio? Allora, abbiamo 10 euro al chilo, quindi 10 euro un vassoio di ravioli. Direi si può fare. Allora ragazzi, battute conclusive qui da Elia a Iglesias. A me personalmente, ragazzi, questa macelleria mi è piaciuta da morire. Se avete la possibilità, venite a trovare Elia. Paola, a te che ti è piaciuto di più? Le animelle cucinate da Elia in maniera proprio perfetta. Poi anche un plauso alla Fregola, vedete voi come si pronuncia. Secondo me la macelleria di Elia dovrebbe essere riportata nei libri di marketing della ristorazione, perché coniuga il passato, la tradizione con delle introduzioni molto interessanti. Tra l'altro mi diceva, ed è qui ragazzi la visione che ha avuto Elia, mi diceva che fondamentalmente parte del fatturato arriva anche da altri settori che non sono necessariamente legati al banco carni, ed è questa secondo me la strada che devono percorrere le macellerie del futuro. Quindi sono felicissimo di aver conosciuto Elia, un giovane macellaio che si è caricato l'azienda che era del padre sulle spalle e che cammina dritto verso degli obiettivi ben precisi, perché c'ha delle idee precise in testa. Esatto, ci crede. Quindi Elia, complimenti. Grazie. Complimenti davvero, guarda. Grazie. Io l'ho detto e lo ripeto, sono stato meglio oggi qui che in tanti ristoranti stellati gourmet che dove sono andato. Questo cioè qui ho goduto di più. Bene ragazzi, questo video termina qua, spero vi sia piaciuto, ci vediamo al prossimo video, un abbraccio e che la brace sia con voi, ciao! Però lasciami qualcosa. E dai, questi sono buoni.